evidentemente se uno racconta la favola, la trama, si rende conto di che differenza profonda ci sia. Un po' di casotto, adesso non so se quello l'ho conosciato o meno il film, forse sì, spero di sì. Comunque ho fatto una riedizione. Sì, no, infatti, che esce quando? Questo che esce, dovrebbe uscire in primavera. Ah, in primavera. Primavera. Dunque, per quanto riguarda il casotto, non c'era tanto da fare questioni di passare dalla favola, diciamo, alla trama, per semplice il fatto che già di per sé si presenta come una struttura originale e disarticolata, perché si tratta semplicemente, l'idea è molto semplice, il film comincia con un giovane Ninetto Davoli che sta sulla spiaggia, l'alba, sta accendendosi col fiammifero, però il vento mattutino gli spegne sempre, all'ultimo gli rimane solo l'ultimo fiammifero, però non vuole sprecarlo e vede vicino ci sono i casotti, le cabine del mare, no? Una volta c'erano dei cabinoni grossi, qui c'erano dei chiodi, la gente entrava, si vestiva lì, c'era una banchetta, la sera se ne andava, questo è il casotti. E quindi lui entra in uno di questi casotti e finalmente si accende, fa qualche tirata così e poi esce e chiude la porta e la macchina da presa rimane incastrata dentro al casotto e non uscirà più fino alla fine del film. Quindi si rimane là, quindi già questa è una struttura che di per sé non ha bisogno, devi solo organizzare, siccome i personaggi sono tanti che entrano, si spogliano e poi escono, ogni tanto rientro per prendere un asciugamano, per prendere un panino, e poi riescono e si incrociano, entrano, quindi era solo un fatto di variare, che non ci si dimenticasse di un personaggio, che ritornasse al momento giusto, quindi era più, però la struttura era già precisa nella sua invenzione iniziale. E quindi si è trattato semplicemente poi di trovare il tono del film, perché già dentro il naturalismo cosiddetto è già sparito, siamo già nella metafisica, quindi allora abbiamo un tema, un clima metafisico, anche se poi è sciatto linguisticamente, che sono romani e vanno in vacanza con attori tra l'altro di primissimo ordine, non ne parliamo nemmeno, quindi sono... Il problema non era quello di moltiplicare, di fare cane cane gatto gatto, si dice in termini, cioè di far piovere sul bagnato, quindi si trattava di portare più naturalismo dentro un contesto metafisico e non ci si riesce, non puoi riuscirci, perché se il contesto è così fortemente metafisico, comunque puoi fare, la metafisica vince, perché questo è vero, il contesto, come diceva McLuhan, è quello che mangia il contenuto, insomma, la forma vince il contenuto, la forma determina il contenuto, quindi se quella è una forma metafisica, il contenuto è metafisico, tu dentro puoi lavorare quanto vuoi, quello che non devi fare è moltiplicare il metafisico, capito? Fai come se giochi a 7,5 e chiedi troppo carte, ecco, quello è, quindi noi abbiamo fatto con questo tono, però abbiamo messo un prete che si spoglia, perché lì c'era la metafora di uno che arriva vestito e che ha un ruolo sociale. Ma lì piano piano si vede la roba, rimane nudo praticamente, esce e quindi si spoglia del suo ruolo sociale ed esiste come corpo, che dice chi si ama, ama il proprio corpo, chi non lo ama, chi fa finta di non guardarlo, chi ha tutta la scena dei piedi sporchi, c'è addirittura un prete appunto inglese che si spoglia e c'ha due cazzi, può succedere che ci però poi si riveste, se ne va tranquillo, quello ovviamente ogni volta che tu lo vedi sai che c'è, infatti una volta poi c'è una scena in cui il ragazzino dice, ma c'è un prete, che è un prete? Il prete è uno come noi, gli dice a sto ragazzino, no. Noi sappiamo invece che non era proprio come noi, insomma, che per dire, quindi ci sono questi segreti che si portano dietro, quindi abbiamo fatto queste cose con un tono però allegro, comico. L'elaborazione del lavoro, perché c'è anche Jodie Foster giovanissima nel film, ma che io lo so, però poi non so se tutti lo... sappiato o meno, come è arrivata? Sembra un po' come Ava Gardner che aveva una... No, in verità aveva appena vinto l'Oscar, tra l'altro aveva fatto Taxi Driver, ma chi se l'aspettava? Il produttore inconscia, proprio da scemo, proprio da vero scemo, ha fatto tradurre in inglese male il copione e dico, io ci provo, sai quelle cose, per cui in realtà una settimana dopo è arrivato, lei ha letto, si era divertita come una matta, non è neanche quella corale ed è venuta quasi gratis, tutti gli altri non hanno preso niente proprio, lei qualche cosina l'ha presa, ma il
produttore l'ha rivelato solo qualche settimana fa, e gli altri attori si sono incazzati perché diceva qua non c'era niente, era Foster, però la Foster valeva la pena, ecco. Quindi c'era Foster, Caterina Neve, Gigi Proietti, Paolo Stoppa, Ugo Tognazzi, Angelo Melato, la Mastroianni, poi c'era, quanti me ne dimentico, c'era Placido, Ciambella, no, ma è divertentissimo il film. Poi quando mi hanno detto che è bello, me lo sono rivisto. E l'hai messo nel curriculum, sì. Come detto. Certo. Vogliamo completamente tono il lavoro che hai fatto ad esempio con Amelio. Vado così, random, e poi la lista potrebbe essere lunghissima. Guarda, con Amelio io ho fatto 3 film. Il suo primo nel cinema, lui aveva fatto prima il piccolo Archimede, cioè non l'aveva fatto per la televisione, il cinema che mi ha colpito il cuore sul terrorismo. Poi il secondo che abbiamo fatto è Ragazzi di Via Panisperna, sui ragazzi fisici. Io poi, siccome avevo studiato fisica, con tutta una fissione atomica un po', me ne intendevo, e la storia era bella, questi giovani universitari che poi sono grandi fisici, no? Poi la metà ebrei inventano, senza saperlo ancora, stanno inventando la bomba atomica. E la fissione atomica prima nel mondo è stata fatta a Roma, via Panisperna, nella fontana con i pesci, hanno fatto la prima trasformazione della materia con il bombardamento degli elettroni. E poi abbiamo fatto Porte Aperte, che è stato da un pamphlet di Sciascia. Porte Aperte ci ha dato tanta soddisfazione, che ha vinto l'Oscar, ha avuto nomination all'Oscar, l'Oscar europeo, l'Olivier Italia di Matello, è stato un film con un gran Gian Maria Volonté, devo dire, anche straordinario e fantastico. Dunque, io dissi, appena abbiamo cominciato a lavorare, nel primo film, che ho visto il piccolo Archimede, io dissi qual era l'inquadratura che non mi piaceva, quel film mi piaceva moltissimo, c'è un'inquadratura che non mi piace, che per, secondo me non è solo un'inquadratura, è proprio un modo di vedere certe volte al cinema. Infatti c'è una villa in Toscana, ambientata la storia, e c'è a un certo momento una macchina presa che va su, nel giardino all'italiana, sulle siepi così, e sotto una musica di Mozart straordinaria, che è, capito? E che ho detto, queste cose qua a me non, per carità, capisco, però insomma la macchina presa mi diceva, era uno che appena cominciava, poi dopo chapeau, insomma. E con lui è la cosa che bisognerebbe notare, che sono gli unici 3 film, gli unici film che lui ha fatto, i cui protagonisti sono borghesi. Professore universitario trentignano e colpito al cuore, i ragazzi di Avanisperna, borghesi, studenti, professori, giovani professori universitari, e poi un giudice come Gian Maria Volonté. Quindi con questi borghesi, piccolo borghesi, con me. Poi dopodiché lui ha scelto, per questo poi lì ci siamo un po' separati, perché lui poi ha scelto tutta un'altra poetica, quella del lato di bambini, e la nave d'America, tutti i film dove i poveri veramente sono messi più in primo piano rispetto ai borghesi. Anche se mi ricordo un film che poi è un film assieme, e qui io dicevo, ma sai, io mi ricordo i poveri del neorealismo, i ragazzini poveri, erano di un'allegria incredibile, erano furbi, rubacchiavano, e poi vedevano i ricchi come dei farrucchi, un po' scemi, che non avevano vissuto, che non sanno niente, perché loro nascevano nella povertà e quello era il mondo. Non è che loro nascevano già nevrotici perché ce n'era un altro, vivevano in quello spazio che era ricco di roba, comunque, anche se erano uno spazio affamato, era della povertà. Capito? Oggi, se tu vai a fotografare i poveri, specialmente italiani, se tu poi vuoi prendere gli immigrati, intanto non ci devi andare te. Guai, odio i registi che vanno che fanno diventare personaggi culture adulti. Per solo devono far loro, no? Tu puoi fare che un occidentale capita là dentro e racconti la storia dell'occidentale con quello che si scontra con quella cultura, ma non che tu ci vieni a raccontare quella cultura.
quindi perché non ti sembra incredibile, non ti sembra plausibile, è paternalistico, è orrendo, poi non è poetico, capito? Ora però invece se tu vai a vedere i ragazzini italiani poveri anche del sud eccetera, è gente, queste sono nevrotica, sono ragazzini nevrotici, malati, che trafficano droga, che roba pesante, che sparano, tanta televisione, capito? Quindi è difficile fare i belli, non hanno la stessa fotogenia. Tant'è vero che quando poi Gianni Amelio fece il film Così ridevano, e lui ha dovuto ammettere gli anni 60, perché oggi non mi trovi, questo è, mi sono trovato molto bene perché lui è un grande regista, secondo me sarebbe un straordinario regista comico, commedia, no che comico, commedia, ma lui non so perché, per questioni, la commedia, quando le racconto si fa ridere, è molto allegro, quando però si tratta di girare diventa serio, però è un grande regista, aveva un po' all'epoca di più di adesso, cioè, i tempi proprio molto tranquilli, a me non dispiaceva, perché specialmente adesso non dispiace, perché adesso vediamo qua, vedeteli voi fin qua, specialmente gli italiani, ormai i registi fanno dei videoclip, non fanno il cinema, un'altra cosa, questi sono videoclip, in genere con macchina a mano, non è che fanno campi contro campi, piani d'ascolto, tagli particolari, sono un po' così, tutto a videoclip, quindi vedetevi, mi renderete conto. Non mi ricordo più la domanda. Non c'era una domanda, era soltanto portarti verso l'esperienza con Gianni Amelio, perché appunto abbiamo parlato di Citti, Gianni Amelio, Bellocchio. Beh, Bellocchio... Ne hai fatti due, tre, quattro fatti. Ho fatto è un film meraviglioso, spero che... Poi ho fatto Gli occhi e la bocca. Poi dopo lì ci fu una rottura, franca rottura, che divenne per via di Fagioli. Capitò nella sua vita questo psicanalista di gruppo, simpatico, anche poi io non voglio... Certamente mi ha ricostruito una specie di parrocchia. Lui è uno che viene dalle parrocchie e lui quando sta fuori dalla parrocchia si sperde un po', ha bisogno, lì c'era questo gruppo, capito? Di persone che lo, e però cambiava completamente, perché a quel punto quando ti comincia a entrare proprio nella psiche, Edipo, questa roba qua, poi tu devi parlare con gli attori sono come noi, come lui, ecco, come lui, sono attori, gli dici dimmi la battuta, non gli porti, le senti dunque. Il complesso di Edipo, lui poteva fare faccia, ma quella alla fine dice vabbè, ma che faccia devo fare? Mentre lui è stato secondo me il più grande direttore di attori, lui e Pupi Avati, che i suoi film piacciono molto di meno, lui è un bravissimo direttore di attori, fa recitare tutti lui. Soltanto che è stato quel periodo là di film che lui ha fatto, che a me convincono di meno, e qui proprio sono gli attori che non funzionano bene, perché dicono cose che non c'è, invece lui prima era proprio avvolgente, li chiamava in disparte, glieli faceva vivere, gli dava una intensità, una cosa. Poi dopo lui ci siamo poi incontrati, permettere di dire queste cose perché gli voglio bene, no, certo. E ci mancherebbe altro, grande stima, per me è un grandissimo regista, e te ne accorgi subito perché tu vedi un... Entri all'improvviso in un cinema, non sai che film è, vedi 4 inquadrature e dici quello è Bellocchio. Quando si arriva a dire questo significa che è un grande regista. Basta l'inquadratura, c'è Kubrick, un altro non lo poteva fare. Anche se è una scena di guerra con Kubrick, gira in un modo e gli altri in un altro. Cioè quello è questo. Con lui mi sono trovato bene, ovviamente c'avevo anche lì, insomma lui è soprattutto il secondo film, per in realtà. Salto nel vuoto, noi stavamo lavorando sulla vita di Pascoli. Pascoli ha avuto un rapporto molto complicato con le sorelle, soprattutto con una. Era un po' refoulé, diciamo la verità. E addirittura, pensate questo, che quando andavano a letto, no? C'è un muro, un letto singolo di qua e dall'altra parte del muro un altro letto singolo di qua. La dormiva di qua e lui di qua. Però si legavano i diti mignoli del piede con uno spago.
in modo tale che se uno si alzava l'altro si accorgeva. E poi passavano ore e ore a parlare del colore delle feci, eccetera, che cosa hai mangiato, che personaggi straordinari, un grande poeta. Quindi il personaggio era molto bello chiaro, detto così. Quindi, nasceva come ipotesi di fare una sorta di biografia, no, biografia non una parolaccia, non userei mai. Un bell'occhio se mi sente mi tira l'orecchio. Però no, un film sul rapporto fra Pascoli. No, Pascoli arriva un personaggio, virgolette, un po' frigido, capito? Che poi è il Pascià Piccoli di Salto del Vuoto, un rapporto con la sorella che aveva. Che era come lui, così, con la in menopausa, che era la Inucca Metro, là tutti e due vinsero il premio come migliori attori e attrici a Cannes quell'anno, due attori straordinari ovviamente, che sono stati bravissimi in quel film, questa frigidità, questa complicità, quest'area proprio bello chiara, proprio straordinaria. Okay? Poi quell'altro, quello dopo, lì era autobiografico, perché si tratta di due fratelli gemelli e lui ha avuto effettivamente un fratello gemello che. Quindi era una cosa un po'. E io quindi, diciamo, uno sceneggiatore qualche volta deve fare pure, non dico il sacerdote, ma un psicanalista sì, insomma, deve assorbire pure certe cose. Però sono stato felicissimo di fare quei due film con lui. Poi in genere secondo me è giusto con Benigno, ho fatto sei film così, però in genere più di due o tre non bisognerebbe farne. Da questo perché scattano degli automatismi fra sì. Regista e scrittore. Perché poi lo stimolo viene dalla grande differenza, capito? Della sorpresa. Quando poi già sai a memoria, quello che è nemico a uno scrittore è se stesso, il vero nemico è se stesso, perché sa che tu quasi io te la faccio, insomma. Però se te la faccio già non va bene, perché significa già l'ho fatta, oppure qualcun altro l'ha già fatta, capito? E nella narrazione tu scrivi A. Poi scrivi B e poi fatalmente non c'è bisogno che lo scrivi, dottor. Penso che ti mette C là e quindi tu si senti e poi sei messo C, guarda bene. Alla fine c'è una cosa che è stata fatta tante volte e non è quella che volevi far te. Quindi il tuo amico è proprio lavorare contro la scrittura, capito? E insomma è un bel rapporto, una bella lotta faticosa. Molto. Senti, l'hai evocato, volevo arrivarci, ovviamente non anche superficialmente molti del registro con il quale hai lavorato. Lavorare con Roberto Benigni, hai detto sei film, quindi è la filmografia più densa che ti vedi insieme, no? Perché negli altri casi sono due o tre, anche con Giuseppe Bertolucci sono un paio, mi pare, vero? Segreti segreti e la Cammelli. E i Cammelli. No, poi con Citti qualche. Con Citti ne hai fatti di più. Lavorare con un comico, quindi con un corpo. Narrativamente così, anche se è smilzo, piccolo, così ingombrante, però non lo dico nel senso buono, naturalmente. Allora, il discorso anche qui sarebbe lungo, almeno a livello della. Cercato di non fare le cose che a me piacciono poco in generale, gli episodi, no, dal punto di vista teorico, profondo. Bisogna dire con chiarezza una volta per tutte che c'è una grande differenza tra comicità. Si tende a fare tutto sono due cose proprio lontanissime. Ti faccio un esempio. Nel periodo della commedia all'italiana pensavano a Tognazzi e un ruolo. Tognazzi non lo volevano, c'era un altro film, ma lo prendevano Manfredi. Oppure via Manfredi, prendevano Mastroianni, cambiavano un po', la struttura era quella. Se io scrivo un film per Benigni e Benigni c'ha da fare o non lo vuole fare, io prendo il copione e lo butto nel cestino perché non c'è, nessun altro lo può fare. Che significa questo? Che la comicità ha bisogno di una maschera, la commedia no. Questa drammaturgia è lontanissima dall'altro, perché la commedia ha la stessa struttura del dramma e della tragedia, soltanto che è leggera. Però la struttura, io posso avere un personaggio nelle commedie, anzi spesso, come nei film drammatici, un personaggio che nasce in un modo e mi finisce il film, che è un altro modo. In mezzo ha pianto, sofferto, amato, tutto quello che vuoi, con tutta una serie di repertorio, di espressivo, eccetera, perché io ho un personaggio che ha una sua psicologia, un suo spessore, una sua cultura, una sua personalità, un suo background, un suo passato, un personaggio vero, anche nella commedia.
da come si veste, da come si muove, da come cambia atteggiamento con gli altri, da come studia. Nella commedia invece io ho un personaggio che è sempre uguale dalla prima inquadratura all'ultima inquadratura, è una maschera. Tre grandissimi, il più grande di tutti Petrolini, poi abbiamo avuto Totò e secondo me Benigni. Questi sono, quando sono puramente comici, dobbiamo chiudere, che ti avevo detto. L'hanno bocciato, che è? I nostri ospiti, certo. No, va bene, cioè. Vabbè. Chiudo? No, no, assolutamente. Ah, no, figurati. Allora che cosa è? Io la maschera comica non piange. Se piange, le piange in maniera che fa ridere. Ti faccio un esempio di come piange. È così piange, o Pulcinella. Piange così. Per cui tu un po' soffri perché piangere, però piange in una maniera tale che ti fa ridere, quindi, ma questo poi lo fa, senti che poi neanche ci credi al pianto, no? Lo sta recitando. Quindi un film di Chaplin, una comica in cui lui come al solito si innamora di una che invece lo prende in giro, no? Lui ci crede, no? Poi alla fine scopre tragicamente che invece l'ha preso il culo fino a quel momento. Quindi guarda lei, primo piano, la faccia di qualcuno che si meraviglia, non è che si mette a piangere, si meraviglia, non può piangere, un po' deluso, ecco, un po' clownescamente deluso. Stacco l'altra scena e lui è in campo lungo lontano, che sta proprio singhiozzando, ma proprio si agita in una maniera. E allora diciamo, rimaniamo perché porca miseria, ha preso proprio male, sta poi che ha preso sul serio, è strano perché non sembrerebbe, sembra fuori film un po', e infatti dopo pochi secondi lei si avvicina verso, è strano perché non sembrerebbe, sembra fuori film un po', e infatti dopo pochi secondi lui si gira e si avvicina verso la macchina Luisa mentre c'è uno shaker in mano che sta facendo un cocktail, quindi si muoveva non perché piangeva perché stava sbattendo, un cocktail, ecco, quindi, allora lui cosa ha fatto in realtà? Ti dà l'emozione comunque di uno che è deluso, però poi siccome non te la può dare perché non deve piangere, dopo te la gira e te la porta sul comico. Quindi ora, lavorare sul comico è un personaggio che non ha background, non sai da dove viene. C'è Charlot, dove è nato? C'ha un fratello, una madre, una sorella, una casa, vabbè sì, è povero, ma perché? Sta nell'olio. Dove sono nati? Perché stanno insieme? Gli dicono sempre stanno insieme, vabbè, si possono pure amare. Però c'hanno moglie, cioè, sì, una volta ce l'hanno, un'altra volta no. Una volta addirittura sono loro stessi travestiti da mogli. Insomma, cioè, non esistono come background. Sono tutti uguali come sono vestiti quasi. Pensa che Totò è identico a Charlot, smoke e frac, scarpe, bombetta e bastoncino. Non è che si sono telefonati. Quindi c'è qualcosa che ti caratterizza il comico. Un comico è sempre elegante, o perlomeno vuole sempre essere elegante. Difficilmente trovi un comico straccione. Olio gioca sempre con la cravatta. Buster Keaton sempre inappuntabile, sempre però certo le scarpe non proprio, quindi c'è questa cosa che diciamo che ti dice che non vogliono essere diversi ma vogliono essere uguali, loro vogliono, non sono transfughi, capito? Quindi politicamente non si deve dire che sono sovversivi, ma sono fortemente reazionari, capito? E non è neanche a caso che sono andato anche di captare le viscere, diciamo, del pubblico. E poi c'è un'altra questione, che loro non sono neurotici, al contrario di quello che noi possiamo pensare che sono neurotici, non sono neurotici, non hanno nessuna psicologia, quindi sono privi di psicologia e quindi privi di nevrosi. Che cosa vogliono poi tutto sommato? Non è che sono
complicati mentalmente, vogliono una donna e vogliono mangiare. E questo che tutti quanti è quello che loro vogliono, vogliono lavorare, campare. Quindi gli elementi proprio essenziali dell'uomo, proprio sì, proprio la metafisica del personaggio disegnato, bidimensionale e fumettistico, capito? Ecco, in questo senso l'amore di Fellini per Totò derivava proprio da un disegno lungo. Pensate a De Filippo, Edoardo De Filippo e Totò. Totò e due napoletanissimi, però quando tu vedi Totò al cinema te lo dimentichi che è napoletano, non c'è niente da fare. De Filippo quando lo vedi è sempre napoletano, è sociologico. L'altro mimetico è delle mosse così napoletane, ma non te ne accorgi, tutte le cose che lui fa così, è metafisico appunto. Allora che significa? Scrivere una storia comica non è affatto, è completamente diverso a scrivere una storia da commedia o drammatica. Struttura narrativa, capito? Allora, la figura centrale della comicità è la gag che esiste soprattutto in cinema, perché il cinema ha dato alla comicità il massimo, perché il teatro è di situazione, nel senso che c'è il fraintendimento, quello entra, esce, ma il luogo è quello, il corpo recita fino a un certo punto, gli spazi sono quelli del che ti... Invece nel cinema c'è le corse, ti cascano i palazzi addosso, ti rincorrono i poliziotti, quindi è tutto un grande, quindi quello è il posto. Allora lì bisogna inventare delle gag, lì è lì che è la... Quindi si tratta, il comico di mettere una serie di gag insieme, però attenzione, qui si può... c'è un doppio rischio. Da un lato che ti può venire un film a sketch cosiddetto, che purtroppo hanno molto penalizzato Totò, cioè i film di Totò paradossalmente i migliori sono quelli in cui lui è drammatico. Quando è comico non c'è un film bello, ci sono dei pezzi di film che sono straordinari, che però se tu metti antologicamente insieme vedi un artista al massimo della... specialmente quando lavora, e lui lavora sempre con la spalla, proprio. In Francia non esiste quasi la spalla, esiste in Italia, in America, quindi è una figura comica molto importante e lì lui è grandioso, però allora bisogna stare attenti, uno fa un film comico e non fare un film a sketch, per cui non segui, aspetti che arriva l'altro sketch, quindi se non ridi da noi, se tu vai là e ti siedi e dici voglio ridere, e là quando non rido mi annoio perché poi il resto non mi interessa, allora tu devi fare un film, cioè io ti racconto una storia e tu devi essere preso dalla storia, poi la risata te la regalo, ti faccio un regalo io, ma tu non è che devi aspettarla, io te la do, però tu non te la devi aspettare, perché nel momento in cui te l'aspetti tu intanto quando ti arriva già per metà te la sei consumata, no? Quindi si tratta di costruire un film, comunque un film con una maschera, quindi tutto quello che accade non deve essere psicologico, deve essere accidentale, tutto molto fisico, anche perché il comico lavora col fisico. Non verrai mai un film comico con le luci diffuse, oppure con i contrasti. Penso a un primo piano, metà in ombra, non fa ridere nessuno, ti prende un colpo, no? Perché poi sono tutti un po' bruttini questi comici, diciamo la verità. Quindi sono drammatici, quindi ci vuole sempre luce diffusa, sempre bella luminosa, poche notti, perché la notte inquieta, e campi un po' larghi, e perché bisogna vedere il corpo. Qualcuno dice che Benigno è un bravo regista, c'è questo luogo comune così. E non è che è un bravo regista, è che il comico vuole, ti dice proprio dove devi mettere la macchina da presa, se no la gag non arriva. Capito? Se io faccio una panoramica con la sorpresa a finale panoramica, se va la gag, se va troppo lento la indovino prima, quando arrivo là già ho capita. Quindi c'è proprio un tempo preciso, quindi ci sono delle cose che è una regia meno visibile, non è un carrello che vola sopra le sigle, capito? È una cosa un po' più complicata. Ecco, detto questo, si tratta appunto di queste delle gag, le gag ci sono di vario tipo, insomma, ci sono le gag meccaniche, uno che mira, poi scivola, boom, e sparte per te sulla buccia di banana, per esempio, però quella non è che la risata di viene per forza. Poi se tu la vuoi trasformare in tormentone,
e 20 minuti di film, lui ricammina, c'è la buccia di palazzo e casca per terra, e questa è la seconda volta. È chiaro a quel punto che il pubblico si aspetta la terza. Questo non c'è. Quindi gli hai fatto la prima, gli hai regalata, la seconda devi aspettare che ci succeda una serie di cose e poi finalmente arriva la terza. Le prime due, che ne so, camminare, vedere un buccio, stavolta se ne accorgi, gli dice t'ho fregato. Quasi c'è un dialogo, poi si gira di spalle, lo saluta, la buccia che sta là, cammina, si gira, boom, e batte la faccia contro un palo della luce e casca per terra svenuto. Allora tu sai come poi ti ha portato alla soluzione, poi ci sono le contro gag, che ne so, adesso sarebbe troppo lungo spiegare tutto il repertorio. E questo è il tipo di lavoro che bisogna fare. Allora con Benigni ovviamente è particolare, lui ha il dono di essere quello che è, quando è comico. Io personalmente lo preferisco quando è puro comico. E però è anche uno molto appassionato alla comicità, perché lui conosce a memoria i fratelli Marx, le cose, cioè è uno che insomma, non è solo istintivo, è molto preciso. Quindi nella prima parte lavoro più io perché è di struttura, eccetera. Poi arriva il momento in cui si deve recitare, cioè quando si comincia ad arrivare alla singola scena di alzarsi in piedi e fare il buffone, no? Ma io il buffone, dico la verità, lo faccio anche un Gianni Medio o con Bellocchio, cioè quando c'è una scena io faccio finta di essere romaniscamente, però gli dico perché le cose un po', meno male che ne vede nessuno, l'ho fatto di nascosto e non sono neanche filmato. Vabbè, peccato. Fermiamoci per 10 minuti, sigaretta, aria, caffè, quello che è, poi dopo la parola passa a voi, perché abbiamo argomenti, però immagino ci sono curiosità non ancora sfiorate, poi dopo ne... Veramente, prendiamoci 10 minuti buoni, direi. Quando vuoi. Una vita alla sua scritta per il cinema. No, ma il cinema occupa un quarto del mio tempo artistico, diciamo. Io nasco come scrittore, letterato, anzi prima come poeta, poi come scrittore, poi finalmente ho scoperto il cinema grazie al mio maestro Pasolini che faceva il regista e quindi mi ha dato l'opportunità di fare l'aiuto regista. E poi dopo questo grande amore per il teatro che ho scoperto subito dopo, quindi ho fatto già 40-50 commedie, pièce teatrali, un po' in giro per l'Europa, mi piace tanto, quello che forse mi piace più di tutto il teatro. Quindi il cinema, ci ho fatto anche tante cose, mi diverte tanto, è un momento difficile. Però l'ultima cosa che ho fatta con mio figlio Matteo, che è uno che è nato dentro al cinema, perché ha fatto film Colpire al cuore, che aveva 8 mesi e stava in braccio alla Morante, e quindi è vissuto dentro al cinema, ho fatto questo film, si chiamava Tutti al mare, e che è una delle cose più divertenti che ho fatto, uscirà a marzo, spero proprio che piacerà, ma sono convinto perché è divertentissimo, è una giornata di gente che va al mare in un chiosco dalla mattina alla sera, quindi scopriamo questa umanità in quest'epoca di fine impero, no? Scrittore, sceneggiatore, ma Vincenzo Cerami, dovesse sceglierne una, che cosa si sente di più? Io sono una parola c'è che mette tutto insieme, è narratore. Quindi io sono un narratore, racconto, quindi posso raccontare a voce, posso raccontare in teatro, col teatro, col cinema, con i fumetti, ho fatto anche dei fumetti, l'ultimo che mi ha dato molto divertito, un polaro, una specie di giallo molto divertente, e io devo raccontare, ho questa malattia che devo raccontare, quindi narrare, quindi lo faccio con tutti i linguaggi possibili della narrazione, tutti proprio, non ho lasciato... Ultimamente anche un libro dedicato a chi vuole narrare. Sì, c'è un libro piuttosto fortunato perché è stato edito, riedito e uscirà tra pochissimi giorni da Mondadori in una versione ritoccata, cosa aggiornata diciamo, si chiama Consiglio a un giovane scrittore, una edizione pocket, queste cose per i giovani, no? Quindi lo sto aspettando anch'io ed è un libro fortunato perché già è adottato in molte università, tradotto, anche nelle scuole viene adottato, perché insegna non tanto a scrivere, fa finta di insegnare a scrivere, in realtà insegna a leggere, a
a leggere anche il cinema, a leggere il teatro, vedere come far capire i trucchi, capire quali sono le, come si fa un dialogo, come si inventano le scene, come si può mettere insieme una storia, no? Quindi dato, insomma, ha venduto già 500-600 mila copie fino adesso, quindi ancora anche questo, quest'ultima edizione. Ma il primo primissimo consiglio che darebbe a un giovane che vuole cimentarsi nella narrazione? Ma adesso narrazione io intendo raccontare, quindi amare il racconto e cercare di capire come sono fatti i racconti. Quando legge un libro, deve prima vederselo e goderselo per così com'è, no? Metti, vedi un film e te lo godi perché se ti piace, ovviamente. Però poi lo devi rivedere non più per divertirti, ma per capire perché ti è piaciuto, che quali sono, perché lì ti sei commosso. Vai a vedere, l'autore ha lavorato in maniera tale che in quel momento, quindi c'è una macchina. Quindi avere, scoprire le macchine della narrazione, quello ti fa appassionare al racconto. C'è una cosa che ancora non ha fatto e che vorrebbe fare? No, io ho già fatto troppo, vorrei riposarmi un po'. E tra l'altro faccio anche l'assessore alla cultura a Spoleto, mi diverto un po', mi distacco. Mi diverto, insomma, sai, ci danno pochi soldi, perché non gira più un soldo per la cultura. Però, insomma, invento un po' di iniziative, faccio circolare le idee, ci incontriamo, discutiamo. Mi piace essere sempre un po' un ragazzino che deve scoprire il mondo, che non ha ancora capito come funziona, non che uno che l'ha capita. Io non l'ho ancora capito. Ultimissima domanda, a parte il film che appunto ha detto uscirà in primavera, sta lavorando a qualcos'altro? Beh, sto lavorando a un romanzo che devo consegnare quest'altro anno, quindi insomma devo sbrigarmi. Poi ho un altro film su cui mi sto muovendo, sto riprendendo un po', e dopo l'ultimo film con Benigni non ho più fatto cinema. E adesso stanno facendo un film in Francia, Bel du Seigneur, un film francese che io scrissi qualche anno fa, che adesso sta partendo. Spero che quello sarà un bel film, stanno grossi attori, un bel cast, insomma. Con Benigni? Beh, con Benigni adesso lui ha preso questa grande passione per Dante e quindi la deve consumare tutta questa passione. Lui è talmente bravo che sta facendo bene a tutti noi con la lettura di Dante. E le nuove generazioni si scoprono Dante attraverso la sua lettura, non è poca cosa, insomma, è sempre una ricchezza. Grazie mille, grazie. Ho letto, era stresa. La seconda parte della nostra mattinata accadrà sempre, questo ve lo dico naturalmente per i colleghi della TV, poi naturalmente vengono a trovarci, hanno poco tempo, perché molti sono gli appuntamenti del festival, quindi ci sono delle piccole, come dire, dilatazioni dei tempi. Niente, la parola veramente è a voi, perché immagino che è una grande opportunità di avere. Ringrazio di nuovo, anche perché appunto averti qui ci racconti tantissime cose, abbiamo solo sfiorato poi una parte della sua filmografia, perché poi potremmo soffermarci su tantissimi altri titoli, però veramente chi ha voglia molto tranquillamente, perché poi la situazione, questo è il nostro primo giorno, poi questo giorno saremo un piccolo gruppo, poi si scioglie naturalmente come accade nelle vacanze, però senza nessun problema, come abbiamo sempre fatto anche negli anni passati. Chi vuole, prego, ti do, anche tu sì. Passo il microfono. Buongiorno, Massimo Nardin, ci siamo conosciuti nel 2003 a Bobbio, appunto con... niente, io avevo due curiosità per lei. La prima è se lei, ci sono delle scuole di sceneggiatura che suggeriscono di partire da una premessa, da un'idea, da una morale della favola. Cioè l'amore vince anche la morte, oppure il rosso di sera per il tempo si spera. Cioè una cosa che vince capo e coda e fa già pensare alla fine quando ancora si deve cominciare a scrivere. E la seconda, un'altra curiosità, se lei pensa o se riesce a organizzare anche la sua scrittura seguendo un po' un andamento musicale, cioè come una partitura con dei crescendo, con dei... Ecco, questi due, grazie. Per quanto riguarda... No, ci ho dimostrato il microfono. Per quanto riguarda dunque la prima domanda, secondo me
cercare un paradigma prima di trovare una storia. Cioè io mi cerco il contenuto prima di inventare una storia. E un po', alla fine diventa un po' quello che si diceva fino a qualche anno fa, un messaggio, la tesi, che messaggio lancia quest'opera. E diceva Proust che il messaggio è poco, il messaggio non opera, è come dare un prezzo attaccato, insomma. È una cosa che non bisognerebbe mai fare. Anche perché io credo che l'artista ne sa di meno, di tanti, non ne sa di più del pubblico, comunque. E non è che deve dare degli insegnamenti o dare delle direttive etiche lui direttamente, perché non è credibile. Se eri un sacerdote, un filosofo, che ne so, un saggio, allora io magari ti sto a sentire anche, ma perché tu, che hai sicuramente i tuoi problemi, mi viene a dire a me come devo agire io? No, io lo dico a te, ma non ce l'ho con te, ce l'ho con me, c'è. Figuratevi se io vi posso dire a voi. Come si fa a vivere bene? Magari lo sapessi, intanto non starei qua adesso a fare tutte altre cose. Detto questo, no, bisogna trovare una storia avvincente, bisogna trovare qualcosa che a volte le storie non è che vengono perché tu pensi a una storia, ma ti viene una scena sola, un colore, uno stile, poi. Non è per forza a livello melodrammatico trovare la storia, no? Tu devi sentire il sapore di una conflittualità. Insomma, quello, se non c'è quello, ovviamente non c'è, come abbiamo detto, non c'è storia. Un sapore. Questa conflittualità poi la devi aggiornare, perché in realtà se fai un film tu oggi, metteresti in scena una serie di problematiche, senza che tu lo faccia paradigmaticamente, ma istintivamente, perché tu hai vissuto in quest'epoca, stai vivendo in quest'epoca, e mi racconti quali sono i conflitti che ti aggrediscono, che non sono necessariamente quelli miei, della mia generazione, di mio padre. Quindi tu cercherai uno stile per raccontare una storia che ti permette di mettere in evidenza questa conflittualità che è autentica e che racconta un'epoca, racconta la tua epoca. Quindi l'artista è sempre storico, uno storico, non è è uno che descrive, non uno che suggerisce come bisogna vivere. Questa è la prima domanda. La seconda, mi dicevi che mi ha ricordato più, se la partitura musicale, ma certo, noi possiamo chiamarla partitura musicale, ma è evidente che tu devi fare in modo che lo spettatore nel cinema respiri col film, che non lo devi affannare più di tanto, non lo devi far addormentare, non lo devi svegliare di colpo, insomma devi fargli, ecco, come proprio una sinfonia, un tipo di musica, poi scegliere molto ritmata, meno ritmata, però deve essere coerente. Per cui io mi adagio, entro dentro e faccio questo viaggio con te, con il respiro che tu hai deciso che deve avere quella. È chiaro che se fai l'errore che si fa spesso, cioè tu mi fai una domanda che mi fa pensare a uno degli errori che si fa spesso, che noi in gergo chiamiamo l'errore dell'uomo Michelin, diciamo, ecco, cioè c'è la testa piccola piccola, un corpo grosso grosso, le braccia, cioè tutto sproporzionato. Ecco, quello lì bisogna evitare di fare l'uomo Michelin, così come nei soggetti. Se pensi alla cosa più difficile, scrivere un soggetto, assolutamente. Ecco, se impari a scrivere un soggetto, che è la cosa più difficile in assoluto, significa che hai imparato a difenderti dal rischio dell'uomo Michelin. Buongiorno, Lorenzo Del Re. Io sono rimasto colpito prima che lei ha detto i film italiani oggi sono videoclip, non si fa più cinema ma si fanno lunghi videoclip. È molto così, esplicativamente, ho detto, no? Proprio. Lo so, il problema è che purtroppo è una cosa che è molto vera. Ora, il problema che io mi pongo è per un giovane autore, regista, cineasta, eccetera, che ha a che fare con esercenti, distributori e produttori che dettano loro le regole del gioco, perché il film deve riportare i soldi che costa, come si fa ad andare in controtendenza? Innanzitutto questo è stato sempre così, ovviamente è anche giusto che tu debba confrontarti con chi fa degli investimenti, tu devi fare in modo da non essere tutto chiuso in te stesso e parlare solo a te stesso, ma allo stesso tempo però, come dire, di non sbragare e fare una cosa che non ti convince e che tu sai che non funzionerà, perché loro pensano che sanno come funzionano i film, ma non lo sanno, non lo sa nessuno.
capito? Semplicemente in genere vivono, il mercato ripete, non crea, capito? Ecco, fanno un film, in genere vivono, il mercato ripete, non crea, capito? Ecco, fanno un film di giorno di scuola, questi qui, si sa, il primo non è che, fa, poi ha avuto fortuna, allora nessuno ne fanno in serie finché bruciano il... E loro sanno, ci sono quelle regole là, devono essere bruttissimi, devono essere fatti a videoclip, devono essere sciatti, non devono avere bei decor, hanno delle cose di plastica dietro, sono proprio televisivi, sono fatti proprio così. Ma devono essere così, quindi mi chiedono queste cose qua, però tu quei film hanno quindi dovrai farti le due belle battaglie per imporre le idee che tu hai. Questo è sempre esistito, per carità. Quello che adesso è un po' diverso rispetto al passato è che prima il cinema era privato, capito? Era proprio io, il produttore mi metteva in mano e dicevo quanti morti, eravamo io e lui, come dire, il regista, esigenze. Adesso non è più privato, adesso ci stanno in mezzo delle figure burocratiche, dei burocrati che non esistevano prima nel cinema, sono tutti quelli che lavorano negli apparati, che passano cose, cioè, dottor Lì, che è gente che non è che ha fatto cinema, non viene dal cinema e quindi è difficile proprio farsi capire con queste, e sono ovviamente il cinema al 98% è finanziato, è diventato come il teatro, e questo, il teatro è tutto finanziato, però non si capisce perché il teatro però ha costi inferiori rispetto al cinema, e quindi poi non si capisce, c'è una contraddizione, perché poi lo Stato dovrebbe finanziare i film difficili, cioè i film d'arte. Però invece vogliono i film natalizi. Questa è un po' la cosa, c'è una contraddizione, si dovrebbero mettere d'accordo loro prima, questo bisogna pur dire. Però è normale che ci sia questo confronto. E anche spesso è sano se ti trovi un'altra parte che vuole le stesse cose tue, cioè che il film vada bene, solo che se ti propone i personaggi con i problemi intestinali, come sono in genere i film di Natale, è chiaro che tu ti puoi dire, senti, la dissenteria mi va bene, l'aerofagia va bene, non tutti quei rotoli di carta igienica, poi si può discutere, insomma. Grazie. Da Silva, buongiorno. In casi eccezionali come questo è emozionante anche solo domandare. E, dunque, lei ci ha raccontato aneddoti alquanto brillanti della sua carriera. Quello che mi ha colpito, che mi è rimasto impresso, è che quando in episodi, ecco, come ad esempio quando le chiedevano, le commissionavano delle sceneggiature, come nel caso di Ava Gardner, il contratto di una settimana, oppure sul taxi andando alla produzione, il suo flusso di coscienza creativa, insomma, era sempre in piena per riuscire a poter fare questo. E io mi chiedevo, ecco, se le è mai capitato però di incontrare una difficoltà, un blocco, e quindi da dove magari in quel caso ha attinto per riuscire ad andare avanti. Un'altra domanda simile ma diversa è: qual è invece stato, magari continua ad essere, stimolo per invece scrivere un qualcosa di suo, per poi da poi dirigere, perché quanti abbiamo, attingiamo da qualcosa in tutti i settori creativi, come ad esempio Tosi, no? Il costumista, Gattopardo, Ludwig, guarda un fiocco e da là quello lo aiutava poi magari tutt'altro. E se la creatività si può imparare? Sono tre, io ho fatto un full immersion, ma avendo la possibilità io... Certo, si deve preoccupare, no? No, il telegramma della prima. Okay. La prima è se su, nelle sceneggiature su commissione, esatto, ho avuto dei problemi. I film possono nascere in tanti modi, no? Su commissione non è che ti alzo il telefono e dici mi fai un film, mi inventi un film. Quindi o ti danno un libro per cui puoi morire, oppure ti fanno incontrare un regista che ha una mezza idea, oppure l'attore che vuole un film su misura, oppure me, mi fa un'idea, io e chiamo un produttore o un attore o un regista, nascono in tanti modi. Io posso dire quando mi sono trovato molto male, ecco. Siccome il mio modo di fare il cinema, la sceneggiatura, è un po' particolare, perché appunto venendo dallo scrittore, io
è la ragione per cui mi posso permettere il lusso di fare film comici, commedie, drammi, tragedie, cioè posso tra il genere. In Italia gli esperti sceneggiatori di commedia hanno fatto solo commedie, fino agli ultimi, fino a quando non è caduta la commedia. E io mi posso aggiustare un po' in queste. Allora io ho sbagliato in un paio di occasioni, una perché c'era un mio amico medico che mi ha un po' salvato la vita, e io gli ero grato, però poi lui naturalmente non mi ha fatto pagare, però mi ha costretto a fare il film con un'amica sua. E io che dovevo fare? Gli dovevo la vita, ci ho messa tutta, e poi dopo lasciamo, chiudiamo qui l'argomento. L'altro errore che mi è capitato di accettare dei film da scrivere senza magari sapere ancora chi sarà il regista, e questo mi crea dei problemi, perché anche nel genere, diciamo, tu hai bisogno di sapere con quali occhi guardi la storia, capito? Io non posso raccontarla con i miei occhi, perché io non sono un regista, lo posso raccontare e poi devo farlo io con un regista. L'ho accettato qualche volta, mi sono trovato molto male, perché poi quando dovevo parlare, lui non si trovava, dovevamo poi riscriverlo. E poi quando lo riscrivi una cosa già fatta non c'è niente di peggio, insomma, quindi quella è la cosa più, che mi hanno di più tormentato. Infatti non le accetto più quelle cose, devo sapere chi è il regista e lavorare con lui, non solo quando io lavoro con un regista, io prendo appunti, metto si parla, eccetera, poi chiudo la cartellina, non lo riapro più, fino a quando lui non ritorna, la riapro e si continua. Poi è chiaro che nel frattempo penso, mi viene qualche idea, che poi ce la propongo quando ci si rincontra. Ma il film è, lui deve avere l'impressione di scriverlo, io faccio un po' quasi da mano che scrive, ma è lui che deve avere l'impressione di scriverlo. Io gli propongo una serie di immagini, di sintesi, di idee, così eccetera, alcune le prende, alcune no, io poi quando conosco poi piano piano il regista le cerco delle cose sulla sua misura, capito? E questo allora è il caso in cui mi sono trovato male. La seconda domanda, sì. Le sceneggiature, io le ripeto, le scrivo se so che c'è il regista, quindi mi stimola l'incontro con il regista. Ovviamente devo trovarmi con questo regista, ed è un po' complicato andare all'avventura. È capitato un altro regista francese con cui ho lavorato, e però non lo conoscevo prima, non aveva fatto niente, non potevo vedere che cosa. Però poi quando mi sono messo lì a tavolino ho fatto il contratto, poi quando ho fatto il contratto ti tocca farlo, non c'è niente da fare, quindi devi soffrire. E questo qua mi ricordo, c'era una scena che mi diceva lui e lei la mattina in albergo stanno lì e fanno colazione nell'albergo così, e dico la mattina presto a Zurigo. E beh, poi a un certo momento dico lei ha una bellissima vestaglia, lui una vestaglia, perché sono alborghesi altissima nei primi del Novecento, una cosa. Lui dice no, io li voglio, lui vestito con l'abito da mattina, così, e lei con il vestito di abito, e lì che fanno colazione nella mia camera. E io dico scusa tanto, ma io li vedo vestiti che mangiano vicino alla finestra, e per me stanno pranzando, poi deve andare proprio a vedere che mangiano. Che prende la marmellata, poi dopo ti fa dare un'inquadratura in più che ti serve solo per raccontare che è mattina. E questo mi diceva, ma allora sai che faccio? Vado fuori, c'è il sole che nasce con il carrello piano piano dentro e vedo loro che stanno facendo colazione, perché se è mattina c'è il sole e quindi è mattina. Dico, tu fai questa inquadratura orrenda, io ho detto, che dura tanto, noiosissima, e ti dirò anche di più. Chi te l'ha detto che invece è il tramonto? Come fai a dire che è l'alba? Quando il sole nasce, io può darsi che il sole sta scendendo, non sta salendo, a meno che uno non si informa a Zurigo dove nasce il sole e dove tramonta, diventa molto più difficile, no? Però l'ideale è stare a lavorare con chi ti piace, insomma, con chi ti capisci. La terza domanda? La terza è la creatività. L'ho fatto personale, io poi
vediamo, sto parlando di artisti, eh? Se invece vogliamo parlare di mestiere, quello si impara, tutti quelli che fanno le fiction televisive, eccetera, bene o male, sanno la tecnica e fanno la tecnica, io sto parlando di una necessità nel fare... C'è gente che ama scrivere, che sa scrivere, però magari riesce più a scrivere, non so, di storie che già conosce, però di cui già magari sai ecco il capo e la coda, però invece magari quando deve andare a scrivere un qualcosa di suo rinascere, sì, ecco, trova incontra difficoltà in quel creare. Ma quindi in questo caso sì. Anch'io, che lo abbiamo tutti sempre, le difficoltà. Chiaramente che se uno ha un mestiere... mestiere ha fatto tanto, arriva prima alle soluzioni, però come dicevo prima, il fatto di arrivare alle soluzioni troppo anticipo è il tuo limite, attento ad essere più originale, insomma, ad essere originale e coerente nello stesso tempo, non devi sorprendere così, metti le elefante che vola, o devi spiegare perché un elefante vola, insomma. Ci sono tre, prego. Che mi chiedo anch'io è come hai fatto, come si fa? Lei come ha fatto e qualcuno che si affaccia a questo mestiere come può fare per farlo? Potrebbe fare come si fa a fare? Questo mestiere, come ci si arriva? Il fatto che ho cominciato, facevo letteratura, era facilissimo fare perché costava pochissimo, ne compravo all'inizio i quaderni, i blocchi, poi extra strong, prima appena, poi dopo con la macchina da scrivere, quindi quello è facilissimo, quindi fare lì è facilissimo e costa niente. Dopo invece quando andiamo al teatro non ti basta l'extra strong, devi trovare qualcuno e non sei da solo, devi lavorare con qualcun altro, anzi non con qualcun altro, all'inizio con un regista, poi e confrontarti col produttore, poi piano piano arrivano il direttore di luci, costumista, eccetera, insomma, tocca tutto. Quindi scenografi e quindi tutto si diventa molto più complicato. Fare, se ti lasciano fare le cose, come le fa? Come si fa a farti lasciare fare le cose? Devi trovare un produttore che è un regista, se tu scrivi un soggetto bello, proprio quello si compra, è bello. Solo il soggetto. Poi se vuoi dare di più puoi fare un trattamento, però ti devi fermare là perché dopo ti serve un regista. A meno che tu non voglia ti do il tuo. A meno che tu non voglia fare proprio tu la regista, che sarebbe ancora un po' più facile per certi aspetti, perché è difficile tu inventi una storia e poi non sai a chi regista di attuare che lo fai tu, oppure lo fai insieme con il regista che ti trovi. Io ai giovani lo suggerirei, mettetevi insieme, imparate anche con le telecamere che adesso la tecnologia ti permette di fare anche delle cose che stanno in piedi, non saranno perfette, però già c'è bisogno di un copione, eccetera, mettendosi insieme i diversi talenti, le diverse vocazioni, uno impara a fare questo mestiere, poi il resto non dipende da quanto ci si crede, dalla fortuna di incontrare, dal talento, non so, quindi ognuno, non c'è una regola, se no faremmo tutti di corsa, no? Lo fareste tutti, io lo faccio già. No, però il consiglio che dicevi, i soggetti si vendono, si riescono a vendere, anche se come dicevi è una delle cose, forse prima della pausa, una delle cose più difficili da fare. Si può vendere perché è difficile. Cioè io dico, se io ho un pezzo di soggetto, mi porto la copia campione, tecnicamente, senza metterci granché. Però se non c'è il soggetto non ti muovi proprio. E poi te lo spiego che cos'è, però... Sì, no, quello... Perché è così difficile scrivere un soggetto ora? Perché come dicevi prima tutte le storie sono uguali, sono state raccontate? No, perché tu lo scrivi, quando il film non l'hai scritto, se no diventa una sintesi che fanno nei giornali che raccontano il film. Tu non sai quale sarà il film, tu devi dare l'idea del film, ma tu non conosci questo film. Tu sai solo alcune cose, sai. E soprattutto gli elementi principali, un ambiente, una conflittualità... Il problema è che nello scrivere ti viene l'uomo miscelare fatalmente, perché c'è magari una scena che è quella che ti interessa e la fai mezza pagina, poi il resto sei costretto a far passare 3 mesi in 2 righe e poi dopo invece c'è un'altra scena, allora la fai un'altra mezza pagina. Lei
cambiare per niente l'idea del... Tante volte addirittura conviene scriverlo in passato per trovare la sintesi. Cioè, una volta c'era una volta una signora che abitava, l'incontrai, succede queste. Anche se perché questo ti permette di avere unità della materia. I passaggi di tempo li puoi eliminare con la ellissi, no? E ti dà il soggetto. Però chiaro che il soggetto prima di scrivere deve avere l'idea, il soggetto è la trascrizione dell'idea. L'idea è una cosa che in genere si dà per telefono, insomma, non si scrive parole che si dicono così, capito? Vedete, lì poi dopo nasce un soggetto, però il soggetto è l'unica cosa vendibile. Infatti è istituzionalmente concepibile, cioè nel senso che tu sei un soggetto e puoi cedere i diritti, dell'idea non puoi cedere i diritti, mentre puoi cedere i diritti del soggetto, puoi vincolare al soggetto, oppure o vendi il soggetto e rimane solo il tuo nome, comunque quello inalienabile, perché i diritti d'autore di la firma è tua e non te la leva nessuno, anche se ti pagano, puoi fare tutto il percorso, si chiama step deal, soggetto, trattamento. Prima che... Posso una domanda? Sì, prego, certo Giancarlo. Arma vincente rispetto al produttore, cioè un dettaglio che normalmente colpisce il produttore, lo convince più di altri a fare un film, al di là dell'idea che ovviamente è quella fondamentale, però se c'è tecnicamente qualcosa che ogni volta la ripete i risultati sono positivi, cioè c'è una tecnicalità che aiuta a vendere nello schermo del soggetto. E poi tra soggetto e trattamento, siccome io lavoro un po' nel settore, me ne arrivano tanti che non si capisce dove finisce il soggetto e dove inizia il trattamento. Quindi ecco, volevo capire queste due cose, se c'è qualcosa che aiuta a vincere, scrivendo un soggetto, vincere con il produttore ovviamente, e poi la differenza o il confine tra soggetto e trattamento. Tu puoi avere una bellissima idea, ma non riuscire a metterla in soggetto. Tanto vale incontrarlo di persona e raccontargliela, che viene meglio che scriverla. È una cosa difficilissima perché riguarda proprio la scrittura, riguarda tra virgolette un po' la letteratura, insomma. Tu devi essere in grado in due massimo, perché se vai di più diviene l'uomo miscelè, non c'è niente da fare. E quindi giustamente se è un trattamento breve breve o se è un soggetto un po' lungo, più tu stai sugli elementi essenziali e dai trasversalmente, quando tu non puoi essere andare nel dettaglio perché sennò fai l'uomo Michelin, tu devi fare una lingua un po' che svigola, che ti dà un ambiente senza doverlo scrivere, capito? Alcune, in modo tale che tu lo fai vedere, perché il risultato del cinema è che si tratta di proporre qualcosa di visibile, non soltanto una bella storia in sé per sé, ma che deve avere dei contenuti di visibilità. Un decor, ecco. Non si sente. Ma per esempio nelle location, che sono una cosa che spaventa sempre i produttori, cioè meglio non parlarne e lasciarla in una location, se vogliamo, indefinita, oppure, perché arrivano storie che, no, viaggio meraviglioso che parla in Islanda, uno dal produttore dice sei pazzo, non se ne parla neanche, se parti da Roma arrivi in Sicilia ancora ne parliamo, fuori dall'Italia i costi aumentano, cioè, allora conviene non dirlo, è meglio. oppure avere il coraggio di... Non è un'idea, chi è che ha il coraggio di dire ti faccio un po'... Sempre i produttori, cioè meglio non parlarne e lasciarla in una location, se vogliamo, indefinita, oppure, perché arrivano storie che, no, viaggio meraviglioso che parte dall'Italia e arriva in Nuova Zelanda, uno dal produttore dice sei pazzo, non se ne parla neanche, se parti da Roma arrivi in Sicilia ancora ne parliamo... Fuori dall'Italia i costi aumentano, cioè, allora conviene non dirlo. Ma non è il coraggio di... Non è un'idea, chi è che ha il coraggio di dire ti faccio un bel film di un viaggio da Roma a Stoccolma? Che vuol dire? Che è la storia, ci vuole dentro una cosa. No, no, assolutamente sì, c'è una storia che collega il viaggio, però molto spesso il produttore dice sì, ma se questo viaggio mi costa un'esagerazione. Molto meglio se le tappe del viaggio con la stessa storia ma si svolgono. Questo però è un discorso che uno fa a posteriori,
no, non è il soggetto che ti scoraggia perché dice costa troppo. Certo, io ti faccio una guerra di Russia con i carri armati eccetera nel soggetto, è chiaro che quello costa così, insomma, quindi già, però quello che colpisce è l'idea, la storia, l'idea di qualcosa, la location non esiste proprio nel soggetto, è appena un cenno così, ma è la storia che ti interessa, la location. Oppure tu l'ambienti tutto in una prigione, e allora l'ambiente è la prigione e quindi fai scattare un meccanismo di quello che è la prigione, eccetera. Ma tutto in 2-3 pagine al massimo, non di più, perché sennò è ancora più difficile. Il trattamento invece è tutta un'altra cosa, il trattamento avviene dopo un lungo lavoro, il trattamento è un risultato, è il momento letterario della scrittura di un film, perché io posso mettere anche il trattamento, che non compariranno ovviamente nel film, nella sceneggiatura, però mi serve perché chi legge, siccome io i dialoghi non li posso mettere, non diventa la sceneggiatura, io ti posso pure mettere cosa stai pensando in quel momento, poi dopo i dialoghi lo faranno bene, però intanto tu hai, crei l'emozione in chi legge. Il problema è lì, insomma, è riuscire a raccontare bene, a scrivere in maniera, tra virgolette, scusate, dico la parola, ruffiana, che non significa basta, ma capito, un po' avvincente, anche se magari certe cose poi nel film non arriveranno, però tu sai, tanto hai dato l'idea, capito? Difficile purtroppo, questa è il film è così, si comincia, è difficilissimo, ma man mano che si avanti è sempre più facile, tecnicamente, poi dopo il talento decide, la bravura, se è bellissimo, se è bello, non è bello, eccetera, questo poi le varianti sono tante, perché io mi ricordo sempre con quel film di quella signora, una donna che si innamorava di uno scaricatore di porto, uno di quelli che scarica le cose, le bottiglie di acqua minerale nel sud, con la canotta, uno di quelli, i giovanotti sono di vedere, con un, noi immaginiamo che guardano le donne, i giovanotti, non li guardano così sicuramente, però dai, quella cosa. Solo che questo ha preso un omosessuale strepitoso, meraviglioso, un gay, e non ci hai mai creduto, quando si baciavano, a lui faceva proprio schifo lei, da, proprio schifo. Allora è chiaro che tu dici, tu puoi scrivere quello che vuoi, ma se tu mi sbagli d'attore... Per prima le butti via, insomma, quindi non dipende neanche solo da noi. Va bene, io ringrazio veramente moltissimo Vincenzo Cerami di aver aperto così con tante informazioni e riflessioni il nostro Cinecampus. Grazie a voi, ovviamente. Noi domani cominciamo il turno pomeridiano, come sapete, gli incontri saranno nel pomeriggio. Vincenzo, veramente grazie infinite. Grazie.